L'anno nuovo per magia deponeva regali, la tristezza, l'allegria ed i giorni normali. L'anno vecchio stava lì, mento in mezzo alle mani, come chi ha finito ormai i domani e non sa perché. Perché mi avete spartito queste partite inguardabili di questa persona, questo cornuto di allenatore che non gioco pallone? Com'è che hai preso il gol al 93esimo, al 94esimo si fa tu gol che si fa l'azione? Come, perché sei un cornuto e s'arraggia? Ci stavi in tribuna, vedi a fare un zoom, ti vedi a fare la faccia pallona, che si te la vedi a fare? Maledetta te che chi te paga, chi crnaute e figli di boneme. Ragazzi, buonasera, ragazzi, buonasera. Chi mi voleva una runa o compliance, se quel maledetto di allenatore. A me mi dà fastidio che sto un cristiano che vengono un caffè e dice abbascami vi. No! Non mi piace a me che da che sì. A me scuopalo. Per di, oggi ma a me scuopalo, perché se giochi, i giocatori ce li hai. Ecco, ma te le rivedi le partite? Bordo, te le rivedi le partite? Come cazzo? Vlaovic ha toccato il pallone, Chiesa ha toccato il pallone, Milik ha toccato il pallone, Kurdaj, Kuklo Trecciolin, di colore ha toccato il pallone. Due cazzo sta preso lì? Abbiamo giocato con una squadra forte, è stato, il Monza non ha fatto niente, solo possesso palla, il gol è arrivato su un cross a Mnet Med, ma sì, tu sei che shit con palla, un wecrnauta te che ce ne andrà dai. Vabbè ragazzi, perché nella luminosità di un trascorso Natale, con il vento che da noi allora ragazzi, facciamo il pagellone della 13ª giornata. Monza 1 Juventus 2, tutte le sofferenze. Szczęsny sufficiente, praticamente non ha toccato neanche un pallone e non ha guagliato nulla. Sul cross non so se poteva uscire, poteva fare qualcosa. Secondo me sembra anche un mezzo fuori gioco. Alla televisione con fatta vedere un granché la lì con facciamo, vabbè, alla fine abbiamo vinto e quindi passa tutto in gol. Gatti 7, me l'aspettavo oggi il gol di Gatti, ho detto all'amico, un caro amico di San Candy che mi è venuto a vedere la partita insieme, abbiamo discusso un po' e gli ho detto che va a segnare Gatti. Già al primo tempo ha sbagliato un gol praticamente fatto, al secondo tempo ha dato i 3 punti alla Juventus, 7 a Gatti e 7 anche a Bremer, che praticamente ha fatto la partita perfetta. Alexa! Rientro di Alessandro! Cioè praticamente quando partai da squadra Ugan, 5-6 partite, ha preso sempre oltre la sufficienza, è rientrato Ukambarso, o vado a posto Alexa, 4,5 Alexa, c'è serve Alexa, a c'è serve, non è un centrale, non è un squadra, è un rincoglionito, non sa quando la der, e crneut come allenatore so, 4,5. Cambiato più che sufficiente, fatto la sua partita il ragazzo. McKennie lo stesso, sufficiente, anche se mi aspetto che questi centrocampisti ogni tanto qualche tiro da fuori area. La pick the cure the personalità. Non si dà denadenza a Kurt Zimbanghini, non si denadenza. Nicolussi Caviglia, ragazzi, l'altra volta gli ho dato 6 meno, oggi 6,5 perché ha fatto una bella partita e non so neanche perché l'è uscito, perché non valeva la pena da Saguagno che stava facendo una bella partita. Rabiot, finalmente ho visto una bella partita di Rabiot, 7,5, gol, assist e tante altre cose. Quando è giusto, è giusto. Ha giocato bene e ha dato molto alla Juve oggi. Costi sufficiente e dove non chiedeme l'attacco, perché l'atteggiamento è quel cornuto che sta in banchina, primo in classifica, guarda, ma da cazzo sta preso lì. Chiesa 5,5, Vlahovic 3, dopo che ha sbagliato il rigore è inguardabile, hai voluto fosse assalto subito dopo, perché già sulla ribattuta porta a Bacchè nella versione da mezza che ha un pallone in bu e poi non ha cambiato più nulla.
Chi è entrato nel secondo tempo? Danilo, un altro dei suoi prediletti. Come è rientrato da Livorno, ma dava qua 5 e mezza Danilo, perché non so visto quegli 15-20 minuti. Locatelli senza voto. Ken, 3 e mezzo, ne vale la pena una serie di insufficienze questa persona, anche se lo fa giocare 15, 20, 30, 40, sempre un problema. Milik, 5, come ho detto prima, attaccare, accusa l'allenatore, nel gioco non c'è una bomba. Ragazzi, e c'è mai fa? Mo' venerdì prossimo all'Immacolata c'è il Napoli e vedremo. Perché? L'anno nuovo si girò e colpì il pugnale, l'anno vecchio che morì senza Beh, ragazzi, lasciamo stare le chiacchiere, una dedica a me. E ci vuole perché oggi è primo dicembre 2023 e bam che Via Capellini festeggia il suo compleanno. 54 anni, un bel giorno. Vabbè ragazzi, con questo vi saluto, vi auguro un buon weekend. Sapete che voglio bene. Saluto tutti gli amici che mi hanno dato gli auguri oggi, vi ringrazio col cuore. Sapete che voglio bene. Ringrazio tutti gli amici che mi seguono su Instagram, Facebook, YouTube e compagnia bella. Bam, che da Via Capellini è tutto, passo e chiudo. Ciao ragazzi!